Viviamo in un paradosso. Viviamo nel continente non solo più bello, ma più ricco, più educato, più sviluppato del mondo. Eppure dopo 5 anni di crisi economica ci troviamo di fronte a livelli di disoccupazione laceranti, una classe media impoverita, giovani con un futuro incerto e un presente compromesso. Ma perché deve essere così? Perché dobbiamo accontentarci di promesse di una ripresa dello zero virgola che porteranno, è la stessa Banca Centrale Europea a dircelo, ai livelli pre-crisi nel 2025? Perché non possiamo immaginare uno scatto più radicale, una messa in questione di un sistema con tanti vinti e pochi vincitori? Perché non ci ribelliamo alle ineguaglianze, titolava l'Economist recentemente. Forse perché a sentire i telegiornali i problemi non sono questi. Il problema è la precaria che chiede un contratto stabile, il pensionato che chiede una pensione degna o il malato che chiede di essere curato, o ancora il rifugiato che rischia la vita per fuggire dalla guerra. Se i nomi non vengono rettificati, le parole perdono il contatto con la realtà. Così scriveva Confucio, 2500 anni fa, in Cina. Ed è per questo che abbiamo deciso di costruire questo spazio di discussione e di chiamarlo non talk show, ma talk real. Perché qua vogliamo parlare di realtà e ridare alle parole il proprio senso e alle immagini la propria forza. Ed anche per questo iniziamo questa nostra prima puntata parlando del rapporto fra comunicazione e realtà, fra informazione e costruzione di spazi politici e futuri possibili. Lo facciamo dallo spazio Metropolis a Roma, un museo di arte contemporanea all'interno di un'occupazione abitativa, e lo facciamo con 4 ospiti di eccezione. Éric Joseph, corrispondente di Liberazione e direttore di Utopia, Dimitri Diolanes, corrispondente della televisione greca ERT, Thomas Fazzi, autore e giornalista, e Luciana Castellina, fra le fondatrici del Manifesto e più volte europarlamentare. Benvenuti al Talk Real. La gente non milita più nei partiti, la gente milita nei media e i dibattiti televisivi sono sempre più importanti dei dibattiti parlamentari. Così si esprime Pablo Iglesias, leader di Podemos. Ed è proprio da qua che vogliamo iniziare questa nostra prima puntata, ragionando sulla centralità della comunicazione nel costruire, aprire o chiudere spazi di possibilità politica. Luciana, inizierei proprio da te rivolgendoti questa domanda generale. Ma quello che dice Pablo Iglesias è vero, ma io la considero una tragedia per la democrazia. Perché la comunicazione non è informazione. Che cosa si comunica? Si comunica di solito ciò che chi ha il potere di poter comunicare comunica. La tragedia della politica e la riduzione della democrazia è che una volta, voglio dire, la politica era fatta di rapporto con i cittadini, in qualche modo, quindi di discussione, di consenso che si costruiva. Adesso diventa unilaterale, c'è la comunicazione. I partiti politici una volta consultavano ed erano molto legati agli intellettuali, adesso sono legati agli esperti della comunicazione, che di solito non sono intellettuali, ma sono esperti della comunicazione, che è un'altra cosa. Dimitri. Per rispondere alla tua questione, io direi di sì, sicuramente c'è uno spostamento dalla militanza alla partecipazione, sicuramente. Io però non sono così critico come Luciana. Quello che condivido di Luciana è la differenza importantissima tra la comunicazione e l'informazione. Sono due cose veramente diverse ed è centrale oggi per garantire la democrazia, il funzionamento delle istituzioni democratiche, garantire la libertà di informazione. Se c'è uno dei diritti acquisiti, uno dei fondamenti delle democrazie occidentali che sta subendo da parecchi decenni duri colpi, veramente molto molto duri, è la libertà di informazione. Siamo quotidianamente sommersi da un'informazione manipolata, controllata e interessata. Eric. La comunicazione è un messaggio che viene da un punto e che va verso un altro, non ha bisogno in qualche maniera di essere vero. L'informazione è appunto controllare in qualche maniera anche questo messaggio di comunicazione, valutare, vedere se appunto corrisponde a verità o no. Dunque c'è una differenza tra informazione e comunicazione, c'è una differenza, come dice Dimitri, tra militanza e partecipazione. È vero che c'è molto meno militanza, però non direi che c'è meno partecipazione, a tale punto che Pablo Iglesias ne è la prova stessa, che lui denuncia un fatto che è vero,
che in qualche maniera l'agora politica che era tradizionale, il Parlamento, si è spostata in qualche maniera nei salotti televisivi, però non è del tutto vero che questo spostamento ha creato un depotenziamento totale della democrazia, a tale punto che si trovano altre forme, anche i nuovi media, la partecipazione sui social network, che ha fatto sì che alcuni movimenti sono emersi, alcune proteste politiche, alcune rivendicazioni, e Pablo Iglesias ne è il maggior esempio. Thomas. Sì, io credo che Iglesias coglie un punto centrale, ci piaccia o meno, la necessità di costruire un nuovo senso e una nuova narrazione in grado di creare consenso è fondamentale. Però non ridurrei neanche il successo di partiti come Podemos o Syriza semplicemente alla loro capacità comunicativa, perché questo sarebbe sbagliato. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che sia Syriza in Grecia che Podemos in Spagna sono due partiti che sono molto radicati sul territorio, che stanno dentro ai movimenti, dentro alle realtà sociali, e che in un certo senso sono emanati da queste realtà. E quindi questa è anche una lezione per noi in Italia. Noi insistiamo a creare nuovi contenitori, preoccupandoci, diciamo, pensando che il contenuto verrà in un secondo momento, quando invece l'esempio che ci offrono questi paesi è quello di un processo inverso. Posso dire una cosa? Non è soltanto il problema che la comunicazione non è informazione, il problema è chi comunica. Il cittadino normale comunica sempre meno. Come fa a comunicare il cittadino di questo quartiere dove stiamo in questo momento? Non comunica. E cioè, ma non comunica, perché non comunica neppure attraverso i social network. E come sappiamo, i social network, tutti parlano, tutti scrivono, ma chi legge sono pochissimi, perché poi la lettura è soltanto collegata a dei poteri di comunicazione, per l'appunto, e quindi è soltanto, diventa un terribile esercizio autoreferenziale e narcisistico. Uno entra nei social network e si ubriaca di noia e di sonno, e poi alla fine non legge più, e quindi non è vero che è così. Beh, se mi permetto, che piaccia o no, comunque esprime delle realtà politiche che nascono comunque sui social network. Da Obama, che ha fatto una buona parte della sua campagna sui social network, la prima, al Movimento 5 Stelle, che piaccia o no. E dunque non è vero soltanto che c'è il chiacchiericcio sul social network e non si traduce in mobilitazione, a volte nobile, a volte meno nobile. Però ha funzionato, per Obama è proprio l'esempio tipico, ha funzionato molto bene come meetup, cioè con potere convocatorio, e quindi questo, da questo punto di vista, funziona molto bene, e potere appoggio alla campagna elettorale. Dopodiché tu sai che abbia funzionato per interloquire in qualche modo, facilitare gli americani a interloquire nelle scelte politiche di Obama. Finita quella roba lì, non è più successo. No, io credo che ci sia, la questione sia molto 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 più complessa, perché stiamo assistendo a un passaggio veramente epocale dell'informazione che passa dalla carta all'elettronico. E nell'elettronico, hai ragione tu, c'è un grande caos, un grande chiacchiericcio. Però questo chiacchiericcio, i più giovani di me riescono a gestirlo, riescono a cogliere informazioni e riescono a cogliere anche opinioni. Il problema vero è che sia sul cartaceo sia sull'elettronico, accanto all'informazione vera, responsabile, il giornalismo come lo conosciamo, come dovrebbe essere, sta prevalendo invece la bufala. E questo avviene perché, a causa della perdita di credibilità dei mezzi di informazione tradizionali, la gente non crede più alla televisione, non crede più ai giornali, si rivolge a internet, e internet rischia di cadere, anzi cade nella trappola delle bufale. Se posso introdurre un argomento correlato, che è quello della costruzione del discorso politico. A me colpisce molto che in Spagna, a fronte di una crescita di partiti nuovi, non soltanto Podemos, c'è stata una estensione di partiti xenofobi.
che nella stessa Grecia, nonostante un rischio di ritorno al fascismo abbastanza forte, l'emergere di un esperimento come Syriza abbia tenuto a freno una forza di destra come Alba Dorata, mentre invece in Francia o in Italia vediamo un discorso totalmente opposto. E quindi la mia domanda è: come funzionano queste logiche di costruzione del nemico? Perché il povero, la classe media pauperizzata dalla crisi, il disoccupato, il contadino francese o italiano si ritrova in un discorso lepenista o leghista, mentre lo sfrattato spagnolo si ritrova in un discorso di emancipazione politica e vota Ada Colau? Ma diciamo, io credo che i fenomeni del lepenismo, dei Salvini, di queste cose emergono perché credo che non possiamo dimenticare che siamo in un momento di passaggi epocali di trasformazione del mondo. Se prendiamo la questione degli immigrati, è inutile pensare che noi, se ce ne pigliamo 40 o 45, cambia le cose, o se li trattiamo un po' più gentilmente, o se la Lituania ne perderà 28. Il problema è che dobbiamo fare i conti con il fatto che questo è un fenomeno irreversibile, un fenomeno di portata enorme, che non li fermeremo neanche con la bomba atomica, che l'Europa diventerà un'altra cosa, che diventerà multietnica, cambiata, cambierà tutto. E fra l'altro l'Europa ce n'ha pochissimi, come sappiamo, di migranti, no? Ce n'hanno una quantità di più, l'Asia, l'Africa, il Medio Oriente. E quindi in un momento di passaggio epocale che impone un cambiamento dei soggetti, ma è evidente che ci siano delle reazioni di conservazione, di difesa e dei privilegi che ci sono stati fino adesso e di cui abbiamo goduto, e incominciano a venire meno. Io vorrei rispondere alla tua domanda, ma vorrei prima aggiungere qualcosa a quello che ha detto Luciana, che è verissimo. Ma sulla tua domanda su come spiegare che la Spagna, la Grecia danno delle risposte con Podemos, con Syriza, piuttosto che con dei fenomeni populisti di estrema destra, io direi perché l'opinione pubblica ormai, cioè i cittadini, non appartengono più a delle famiglie politiche, l'elettorato è molto più mobile di una volta, sono finite quasi le famiglie politiche e dunque rispondono in qualche maniera all'offerta politica che c'è. E a tale punto che Dimitri, che qui ha scritto alcuni anni fa, sembrava che il grosso rischio in Grecia fosse Alba Dorata, e poi dopo è arrivata un'altra offerta politica, Syriza. E dunque vediamo che c'è una capacità di mobilità dell'elettorato molto più forte, e dunque dipende molto dall'offerta politica, e dunque anche dalla comunicazione di questa offerta politica. L'altro punto su cui vorrei riflettere è che continuiamo a fare molto l'associazione crisi economica, movimenti di ripiego su stesso, populisti. Non è vero. E abbiamo il controesempio della Spagna, in cui non si traduce, almeno finora, da una crescita dell'estrema destra, e invece vediamo in alcuni paesi in cui non c'è la crisi economica, in cui ci sono questi movimenti molto forti. Penso alla Finlandia, penso all'Austria, penso alla Svizzera, che ha un tasso di disoccupazione inferiore al 3% e che ha un movimento populista che è quasi il primo partito. Sì, lì è l'immigrazione che conta. Non è l'immigrazione, è l'identità. Sì, e l'immigrazione come minaccia all'identità. Sì. L'immigrazione come elemento visivo di un mondo, come diceva Luciana, che cambia radicalmente. Thomas e poi Dimitri. Sì, io penso che ci sono due lezioni che possiamo trarre da quello che sta avvenendo. Uno, come accennava Eric, è che le crisi non vanno automaticamente a beneficio, diciamo, né di una casa né dell'altra, diciamo, dipende da come riesci a veicolare, dipende da che senso poi riesci a dare alle cose che stanno avvenendo. Però di certo non c'è un automatismo per cui le crisi vanno a beneficio della causa progressista. Questo mi sembra evidente, anche se c'è un po' una tendenza in alcuni ambienti della sinistra a pensare che se solo le cose andranno un po' peggio
di come stanno ora, allora... Tanto peggio, tanto meglio. Esatto, no? Allora finalmente la gente si sveglierà. Mi sembra evidente che, non, che questo non, non sta avvenendo, peraltro la storia lo dimostra che non funziona così, no? Le rivoluzioni si fanno in periodi di espansione. E quindi questo chiaramente pone anche delle domande molto importanti, penso, per la sinistra e per le forze progressiste in generale, perché è facile pensare proprio in questo momento che okay, spingiamo sull'acceleratore, no? Puntiamo in alto. E invece secondo me, come peraltro ha, insomma, ha scritto spesso Varoufakis, no? Che appunto si definisce un marxista, ma dice anche errante. Da marxista dico che errante, errante ma comunque dice da marxista dico che in questo momento l'obiettivo della sinistra è quello di stabilizzare il capitalismo, cioè, come dire, fermare un attimino la crisi per permettere alla gente di riavere speranza in un futuro, che è una cosa, diciamo, molto controversa da dire da un punto di vista, diciamo, di sinistra, ma penso che ci sia un fondamento in quello che dice. Non è soltanto la crisi, è la crisi come effetto sulla degradazione, la svalutazione della democrazia, sia nei paesi in cui è maggiormente evidente, sia a livello europeo. C'è un degrado della democrazia, c'è un disprezzo verso la democrazia che non viene dall'estrema destra, viene dalle istituzioni europee. Quando il presidente del Parlamento europeo, Schulz, si permette di dare indicazioni al governo greco di come deve essere composta la maggioranza, togliete quelli e mettete quegli altri, perché a noi piacciono di più. Quando i leader, il Consiglio europeo, i governi, i premier eletti europei alzano le mani al cielo e dicono no, non possiamo decidere, perché noi devono decidere i tecnocrati della Troica, altrimenti noi non possiamo decidere. Beh, questo è una rinuncia a esercitare la democrazia, e questo di fatto, questo in Grecia era evidentissimo, ecco la vostra democrazia dove ci ha portato. Quindi vogliamo un regime forte, vogliamo un uomo forte, vogliamo un regime autoritario che prende decisioni, perché la democrazia oramai non è altro che una farsa, dice l'opinione pubblica. Ed ecco quindi che la retorica di estrema destra prende forza dalla realtà. Questo è il punto essenziale, perché il fallimento della sinistra, delle sinistre europee, sarà ripetuto, perché ogni volta le forze di sinistra si presentano davanti alle elezioni dicendo se noi arriviamo al potere faremo, e oggi non hanno più gli strumenti per fare. E questo è il punto essenziale. No, questo è un discorso molto pericoloso. Un secondo. Allora siamo Luciano. Scusa, cioè, mi stai dicendo, se ho capito bene, forse ho capito male, che di fatto la politica oggi, lasciamo perdere la politica oggi è di fatto disarmata di fronte ai meccanismi finanziari ed economici della globalizzazione? Quello certo, che stai dicendo? Certo, è quello che sto dicendo, ma il problema è dunque la domanda è come fare in modo che i cittadini, e dunque ancora di più le forze di sinistra che hanno come compito in qualche maniera di cambiare le cose, come fare in modo di riacquisire questi strumenti per in effetti non avere intervenire efficacemente. Sì, il problema è che oggi si cerca ogni volta di rispondere a livello nazionale, e a livello nazionale fallisce. Mi allaccio a questo per introdurre, partendo da Luciana, una discussione, sì, e riportare un po' la discussione sul tema dei dispositivi di comunicazione e il rapporto tra costruzione di dispositivi di comunicazione e spazio dell'alternativa politica. Noi abbiamo una parola che è stata menzionata, che è quella di casta. È una parola chiave del messaggio di Podemos, è la parola che permette a Podemos di costruire un significante vuoto, come dicono loro, portando una pluralità di persone, una pluralità di fasce sociali ad ascoltare un messaggio che sarebbe altrimenti visto come di estrema sinistra o di sinistra marginale. Ma la parola casta nasce in Italia, nasce da un libro italiano e viene presa come significante portante di un esperimento politico italiano come quello del Movimento 5 Stelle. Però la domanda da cui vorrei ripartire è: perché in Spagna casta diventa sinonimo di oligarchia economica, e quindi essere contro la casta significa essere contro un regime predatorio che trova nelle banche, nelle grandi ricchezze, nei grandi patrimoni il nemico del cittadino medio, del cittadino impoverito, mentre in Italia la casta è diventata le auto blu e i vizietti dei politici, e invece parole come redistribuzione o patrimoniale sono sparite. Cose, ma però è stato toccato un argomento importante, per esempio. A parte la parola casta, io lo trovo una parola, è un termine stupido, restrittivo. Infatti non credo che Podemos ha vinto perché ha usato la parola casta.
Ha vinto perché ha avuto dei movimenti reali su cose molto reali, ma a parte questo, credo che il vero problema è che ci sia una crisi, su questo sono d'accordo con tutti hanno detto questo, una grande crisi di democrazia. La crisi della democrazia nasce dal fatto che la crisi della democrazia è il fatto che oramai la gente non partecipa più, no? Non sente più di avere un potere in qualche modo deliberante, no? Che è stata la forza della democrazia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in tutti i paesi abbiamo avuto un momento di grande partecipazione, come dire, non al voto e al dire sì o no rispetto a quello che decideva qualcuno, come è adesso, perché adesso la democrazia sembra Facebook, no? C'è uno che decide e io posso dire I like it, I don't like it, massimo, possibilmente in inglese, perché il mezzo è veicolante di questo linguaggio, ma mi piace o non mi piace. Non è questa la democrazia e non è neanche i diritti, ma è potere uno spazio deliberativo, partecipare a un progetto, a un cambiamento, a un mutamento, non è soltanto i diritti. Noi oggi siamo tutti e tutta, anche in una critica che faccio ai movimenti, che è tutto sui diritti. I diritti sono, non sono potere deliberativo, non è democrazia. Però la vera ragione del disamore per la democrazia nasce da una cosa oggettiva, e questo io sono d'accordo con lui, cioè lo Stato, la vera privatizzazione che abbiamo avuto in questi anni, grave, non è solo quella della centrale del latte o della rete ferroviaria, ma quella del potere legislativo. I parlamenti non sono più detentori del potere legislativo, e con ciò gli stati nazionali, ma neppure la troica è detentrice del potere legislativo. Il potere legislativo, le decisioni che conta, si fanno attraverso accordi commerciali che si prendono sul mercato globale, che sono presi dai grandi gruppi finanziari. Gli stati nazionali e l'Europa stessa è diventata strumento di applicazione locale e adattamento locale della decisione che è stata presa. Allora, l'Europa avrebbe potuto essere diversa. Perché abbiamo voluto l'Europa? Perché io penso che bisogna continuare a credere nell'Europa? Perché l'Europa può essere la dimensione sufficiente ad essere, a contrastare questo meccanismo di esproprio del potere che si è determinato con la globalizzazione. Purtroppo l'Europa non l'ha fatto questo, perché invece si è allineata sulla globalizzazione anziché diventare strumento in qualche modo di contestazione, di condizionamento. Lo avrebbe potuto fare se avesse fondato la sua idea non sul fatto di essere un mercato. Poi, quando si è fatta l'Europa nel 57, fare un mercato comune era una bella idea. Adesso fa ridere i poveri quando il mercato tutti commerciano con tutti. Che cosa significa questo? Significa che l'Europa aveva un senso se si fosse provato a vedere come poteva vivere in questo mondo il modello virtuoso europeo, che era quello del welfare state, quello di un certo tipo di democrazia, dei grandi partiti politici come strumenti di partecipazione e così via. Fallisce perché non ci prova neppure, però resta il fatto che la gente che non va a votare in qualche modo intuisce una cosa sacrosanta, che voti per qualcuno che non ha il potere di fare quello che dice. Questa è la ragione, cioè il buon senso, come dire, probabilmente inconsapevole di chi non va a votare, nasce questo. Allora perché la sinistra diventa e fallisce poi, ecco, e adesso poi torniamo perché invece in Spagna e in Grecia no, fallisce perché non si è minimamente proposta il problema, è diventata anche questa l'idea che tanto lo Stato nazionale non può decidere, è diventata l'idea che quindi i problemi sono oggettivi, tecnici, neutrali, e quindi ci vogliono i tecnici, e quindi sono tutti uguali, sinistra e destra. Quello che diceva Luciana è giustissimo, l'Europa è la dimensione giusta per poter, ma non soltanto è la dimensione, perché ha aggiunto una cosa molto giusta, è che non soltanto è dire ci mettiamo insieme perché così siamo più forti per difendere i nostri interessi, ma perché anche abbiamo qualcosa in comune, abbiamo una storia comune, ma abbiamo anche un sistema economico finora che era comunque abbastanza comune, con un po' di differenza anche in particolare con la Gran Bretagna. Avevamo un sistema di welfare, un sistema di pensioni, un sistema sanitario, un sistema, una visione culturale, questo che fa sì che abbiamo tanti elementi in comune. E dunque io penso che in effetti questo è la dimensione, questa è la nostra via, io spero il mio destino, se non siamo nella retorica. Ogni paese, ogni sinistra dirà
guardate, votate per me, se votate per me io farò quello che è, eccetera, e poi alla fine si trova a creare frustrazione, delusione, e allora nel migliore dei casi si traduce con la disaffezione all'elezione, oppure nel caso peggiore si traduce con il voto ai partiti populisti. Io non sono del tutto d'accordo, cioè, sono chiaro, sono tutti d'accordo che la dimensione deve essere quella europea ed è quella europea, però dobbiamo anche ragionare su dei sistemi di rappresentazione popolare sovranazionale che siano efficaci e funzionali. Cioè, mi sembra evidente che l'Europa non potrà sopravvivere se continuiamo a trasferire sovranità non c'è un trasferimento alla pari di legittimazione popolare e democratica. Questa è la base, il trasferimento, dell'Europa politica vuol dire che ovviamente ci deve voler la legittimità democratica. L'elemento comunicativo, la prima cosa di comunicazione a dire è di dire ai nostri governi nazionali che sono nudi, il re è nudo, ci raccontano frottole, 70% quasi di più delle leggi che sono approvate al Parlamento italiano, come al Parlamento francese, come al Parlamento tedesco, sono recepimenti delle normative europee. Perché l'Unione Europea è così antidemocratica? Io credo che le sinistre abbiano sbagliato a puntare tutto sui poteri del Parlamento europeo. Non è quello, è che tu non hai un'opinione pubblica comune in Europa. Perché è democratico un paese che fra i cittadini e l'esecutivo ha una serie di corpi intermedi, che sono partiti politici, sindacati, organizzazioni, ONG, movimenti, l'opinione pubblica e quindi anche visto i media. In Europa tutto questo non c'è. E quindi il problema non è che il Parlamento non ha poteri, anche quello, ma la cosa fondamentale è che essendo tutte opinioni pubbliche frammentate e una democrazia organizzata tutta separata per paesi, l'esecutivo non risponde poi a nessuno, perché si gioca, vedi, i tedeschi rispondono alla loro opinione pubblica in questo momento sulla Grecia, i greci rispondono alla loro, eccetera. Diciamo la verità, anche noi, ma perché? Ma insomma, questa famosa dico per noi, quello che mi riguarda, che cioè una sinistra che sia in qualche modo alternativa, ma non siamo riusciti mai a fare uno strumento di informazione comune, Repubblica, che fa pubblica tutti i giorni l'Europa, piena la bocca della parola Europa, pubblica una volta alla settimana un inserto, uno è il New York Times e l'altro è sulla Russia. Nessuno gli viene in mente, ma almeno una volta a settimana, dei grandi giornali europei, di dire pubblico un estratto della Süddeutsche Zeitung oppure del Le Monde, viceversa. E quindi cosa andiamo parlando della democrazia dell'Europa? È anche colpa soggettiva. Sono d'accordo, cioè dire accentriamo il potere, in un secondo momento poi penseremo al problema della democrazia, mi sembra un'accettazione della propria debolezza, cioè della propria incapacità di visualizzare, di immaginare un'Europa che sia, come dire, unita, ma che sia anche realmente rappresentativa della volontà popolare. Okay, siamo in chiusura, uno dei motivi che ci hanno portato a costruire questo spazio di discussione e a fare della comunicazione il tema della prima puntata è anche l'importanza centrale che condividiamo dell'informazione, del pluralismo dell'informazione e del pluralismo del dibattito. Noi veniamo da una campagna europea che ha portato 200.000 cittadini a firmare una iniziativa dei cittadini europei per la libertà di informazione. E se volete vorremmo chiudere con alcune alternative concrete o alcune proposte concrete. Quale secondo voi è il punto principale, uno dei punti principali su cui lavorare per cambiare il sistema dell'informazione in Europa, in senso senz'altro più favorevole a un'alternativa radicale? La cosa principale che deve fare la sinistra è superare, colmare il gap tra teoria e prassi. Cioè, se non dobbiamo, la comunicazione e l'informazione sono fondamentali ed è per questo che siamo qua, ma non dobbiamo neanche fare l'errore di pensare che ormai il terreno di scontro sia Facebook o Twitter o Internet o anche la televisione. Il terreno di scontro rimangono ancora le piazze, le strade, le fabbriche, i posti di lavoro, per cui forse, diciamo, una sinistra che vuole essere tale dovrebbe ricominciare anche da questi spazi qua, anche per recuperare una capacità dialettica che, come dicevamo prima, ormai ha perso, e quindi questo penso sia un passaggio fondamentale, insomma. Brevemente, io penso che dobbiamo utilizzare sia i vecchi mezzi tradizionali, media tradizionale,
che i nuovi media per fare il nostro lavoro di giornalista, cioè raccontare cose, dire che il re, re è nudo ai dirigenti politici. Questo penso che sia l'elemento essenziale. Ormai abbiamo tanti elementi, appunto, le tecnologie per creare dei contropoteri. Penso che dobbiamo fare il nostro lavoro. La verità è rivoluzionaria, diceva Rosa Luxemburg. Sono d'accordissimo con Henri Joseph, se quello che serve è la capacità, l'intelligenza, la professionalità di andare a trovare questa verità che purtroppo è così ben nascosta dalle varie forme propagandistiche, comunicative, che diceva prima Luciana, pubblicitarie, che veramente è ben nascosta. Ci vuole professionalità, ci vuole costanza, ci vuole ricerca. E questo non so se aiuterà a dare alla sinistra una nuova immagine, una nuova politica, però sicuramente sarà una cosa veramente molto molto utile per il cittadino, per la democrazia, per la partecipazione. Ma io vorrei stare proprio alla domanda specifica. Io sono convinto, l'ho detto prima, che una delle ragioni per cui non, questa entità europea non è democratica è perché manca una opinione pubblica unitaria e ognuno ha la sua verità, in Francia, in Grecia, l'Italia e così via. Allora, benissimo questa vostra questa iniziativa di questa web TV. Come riusciamo a fare in modo però che ci sia una trasmissione da paese a paese dell'informazione e della riflessione? Io credo che quando si è fatta l'Europa si sia completamente sottovalutato il piccolo dettaglio che parliamo 26 lingue diverse. Ti ringrazio, vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche di aver menzionato in chiusura l'importanza dello spazio europeo nella comunicazione. Talkreer oggi è a Roma e stiamo parlando in italiano, ma fra due settimane saremo a Lisbona e parleremo in inglese. Alle spalle l'organizzazione, la rete di attivisti che costruisce questo spazio è una rete transnazionale, è una rete europea. Infine ci chiamiamo Talkreer anche perché queste puntate non vengono condotte in studi, ma vengono condotte in spazi reali, in spazi di lotta, in spazi di conflitto, in spazi che rappresentano delle alternative importanti per le idee in cui crediamo. Oggi siamo nello spazio Metropolis e Giorgio De Finis ci racconta un po' di questo luogo. Questo lo chiamiamo il MAM, anche il Museo della Luna, perché tutto è partito nel 2011 quando abbiamo costruito un razzo tutti insieme per andare a colonizzare un altro pianeta, visto che la Terra e le nostre città erano diventate troppo poco ospitali per quello che, insomma, Bauman chiama le vite di scarto, e quindi avevamo deciso di cambiare pianeta e ricominciare sulla Luna. Questo spazio è un ex salumificio, è rimasto 20 anni un relitto urbano e 6 anni fa è stato occupato da 200 persone, migranti e precari che vengono da tutto il mondo e che avevano bisogno di una casa. E quindi oggi è stata ribattezzata Metropolis ed è anche un'occupazione che da 3 anni ospita un museo d'arte contemporanea, un progetto che aveva l'obiettivo di fare barricata d'arte a protezione di questo luogo e dei suoi abitanti, e che in 3 anni ha, diciamo, ospitato oltre 400 opere d'arte, tra cui ultimamente anche la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, che è stato un po', come dire, il fiore all'occhiello di questo progetto.